area da primo giorno di scuola, ragazzi, tanti ragazzi nuovi, alcuni che sono rimasti dall'anno scorso e ci hanno dato belle soddisfazioni. Quindi intanto partirei appunto da qui. Oggi inizia la preparazione, che cosa ci aspettiamo dalla nuova stagione? Primo giorno di scuola, quindi tanti volti nuovi rispetto al passato, probabilmente si era chiuso un ciclo con la finale dei playoff e la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno, quindi ripartiamo vogliosi come sempre e fiduciosi sulla prossima stagione. È passata la sbornia della Coppa? E ormai sono passati quasi 2 mesi, poi nel calcio quello che è stato il giorno prima bisogna metterlo già in archivio in attesa di nuove sfide, quindi sarà una stagione al solito difficilissima, però ecco, l'obiettivo del Folloni Cagavorrano come sempre nel campionato di Serie D è quello di essere protagonisti. Appunto, quindi guardiamo al futuro, tanti nuovi arrivi anche giovanissimi, raccontiamo un attimino appunto di questi nuovi arrivi che comunque fanno parte, no, un po' delle quote, comunque sono di leva molto giovani. Sì, no, è una squadra giovanissima per il momento, ancora c'è da fare qualche innesto, insomma, manca qualche ritocco alla squadra, però insomma, ecco, siamo soddisfatti, crediamo che sia un organico pronto anche per il futuro, quindi cominciare, come dicevo prima, un nuovo ciclo è l'obiettivo di quest'anno. Io leggevo che intorno all'8-10 di agosto dovrebbero uscire i gironi. Hai qualche anticipazione, qualche speranza, desiderio di incontrare qualche squadra in particolare? No, credo 8-10, soprattutto 10 agosto, perché ci sarà la sentenza della partita Tau Figline, quindi credo che il Dipartimento Interregionale aspetterà quella data e quella sentenza per poter procedere eventualmente a qualche ripescaggio, oppure se ci dovesse essere la conferma del Figline per procedere ai gironi. Non lo so, anche perché insomma quest'anno le toscane sono 17, quindi insomma credo che sia un numero abbastanza consistente. La previsione non credo che le metteranno tutte insieme, è successo soltanto una volta, però insomma con grande serenità affronteremo quelli che sono gli avversari che ci si troveranno davanti. Perfetto, grazie.